Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video di The Next Lecture. Per oggi sono molto emozionata, sto facendo un brevissimo intro per il quale mi sono anche truccata un minimo di visione positiva, perché per il resto mi vedrete molto probabilmente struccata. Comunque, nel video di oggi voglio parlarvi del mio TBR. Come avrete visto dal titolo del video, in questo periodo in pratica non ho più comprato libri e, essendo a casa in quarantena, sto leggendo quotidianamente più del solito. I libri vengono comunque mangiati. Sono molto felice perché in pratica mi mancano 4 libri per finire tutto il mio carrello TBR. I libri in pratica che sono rimasti, dicevo, sono 4 e sono i seguenti: Gli occhi giallo dei coccodrilli di Catherine Pang Hall, Another World di Manana Yoshimoto, Martha Peake di Patrick McGrath e in ultimo La figlia del silenzio di Kim Edwards. Molto semplicemente voglio in questo video, che probabilmente dividerò in due parti perché leggerò due libri per ciascun video, quindi saranno due parti dello stesso tema, finire per la prima volta in tantissimo tempo, non mi succedeva da anni, il mio TBR, il mio To Be Read, i libri che mi ero prefissata di leggere. Ovviamente, essendo in casa, poi mi sono imposta questa cosa di non comprare più libri e di leggere quelli che avevo. La cosa si sta avverando e più vado avanti, più sono anche motivata perché vedo la luce in fondo al tunnel. A volte, quando ho il carrello pieno, è bellissimo da vedere perché ho molta più scelta, ci sta. Però adesso ho questa motivazione, quindi voglio assolutamente filmare il tutto, come filmare il procedimento e vedere come va. Ho appena finito di leggere La sirena Missy Sancock, che tra l'altro vi consiglio, è veramente un bel libro, però non so ancora quale fra questi andrò a leggere come prossimo. Ci sarà casino, sentirete casino? Perché sto facendo dei lavori fuori dalla finestra di camera mia. Comunque, dicevo, essendo questo un vlog, vedrete di momento in momento le mie scelte, che devono seguire il flow della situazione, e quindi spero che vi possa interessare e incuriosire essere assieme a me mentre finisco per la prima volta il mio TBR. Ok, ho letteralmente finito di filmare l'intro 2 minuti fa, mi sono appena cambiata. Devo ancora struccarmi e prepararmi per andare in giardino. Volevo solo farvi sapere che ho scelto il primo libro della categoria TBR e leggerò Figlia del silenzio di Kim Edwards. E quindi, primo libro della prima parte dei due video. Che posso farvi, ho letto all'incirca 50 pagine. Allo stesso tempo è successo tanto e mi sembra che non sia successo molto contemporaneamente. Non ne farò tanti di update visto che devo leggere e parlare di due libri, non voglio far diventare il video troppo lungo. Sa di fatto che avevo preso questo libro leggendo poco della trama. Sapevo che questa coppia, praticamente la coppia sposata, doveva partorire un figlio. E per farvela breve, al posto di partorire su un figlio, la donna, la madre, partorisce sia un figlio ma anche una gemella in attesa, gemella che il padre, nonché dottore, che si ritrova a far partorire sua moglie in una notte di neve, scopre che la figlia, insomma, è affetta da sindrome di Down e quindi decide di mentire alla moglie. Sbagliato, dicendo che la figlia è nata morta, e due decide di ordinare alla sua infermiera di portare la figlia nata, appena nata, in una sorta di istituto per neonati, bambini problematici. In queste 50 pagine dico è successo questo, che poi erano le uniche cose che mi ricordavo anch'io della trama che avevo letto dietro, sul retro della copertina. E quindi siamo arrivati al punto in cui io non so più niente, non so bene, so e credo di ricordare che ci debba essere un po' di mistero. Quindi spero che la cosa si evolva in maniera, ecco, molto interessante, perché poi mi sono accorta nell'ultimo capitolo che ho letto che l'autrice ha dato molta importanza anche alla figura dell'infermiera. Quindi credo che ci sia anche un qualcosa di interessante da quel punto di vista. Quindi tutto questo per dirvi che ho detto qualcosina, lo stile è abbastanza
semplice, veloce, ma non superficiale. Ho già studiato qualche parte, comunque interessante anche l'accostamento delle parole, delle frasi, tutto quanto, molto molto bello. L'unica cosa che mi sono ritrovata, appunto, dei flashback di cui parlavo prima, un po' confusa su certe parti, quindi spero di essere io sola a dovermi abituare allo stile dell'autrice. E che comunque l'ambientazione è 1964. Ho visto che ci saranno poi nei salti del tempo nel futuro, quindi sono anche interessata a vedere magari quando il figlio che hanno tenuto cresce, la figlia che ha deciso il padre all'oscuro della moglie di abbandonare, insomma, vedere un po' le dinamiche anche di questi due personaggi che per adesso hanno all'incirca 12 ore di vita. Quindi io direi il prossimo feedback lo avrete da parte mia quando sarò arrivata magari a metà. E vediamo e speriamo che prosegua bene. Allora, giorno 3, la lettura della Figlia del Silenzio. Sono arrivata a metà circa e devo dire che io, il gatto e la mia maglietta del Quidditch siamo un po' annoiati. Purtroppo devo dire che la prima scelta degli ultimi quattro libri sta andando un po' così così. Mi parlava un po' di alcune tematiche. E di un po' l'inizio di come erano i primi capitoli, però devo dire che essendo questa una tematica comunque controversa, importante parlare comunque negli anni 60, 70 delle credenze che si avevano riguardo alla sindrome di Down e ai bambini, ai loro diritti e a tutto quanto, secondo me l'autrice poteva svolgere la storia molto molto meglio. Il libro era partito nel 64 e siamo al 77, adesso i due figli hanno 13 anni e devo dire che in ogni caso, nonostante tutte le possibilità che poteva avere l'autrice di tutte le storie e tutto quanto, io mi ritrovo a fremere per, non so, i litigi fra i due coniugi, se c'è qualcuno che ha un amante o meno, però secondo me non era quello che doveva essere importante nel libro, quindi ci sto un po' rimanendo male. L'ultimo capitolo che ho letto, è dal punto di vista del ragazzo, è il primo dal punto di vista del ragazzo, di Paul, quindi spero che adesso più crescono i figli, magari hanno anche più spazio nella storia e quindi vedere anche il loro punto di vista. Però, devo dire che arrivati a metà libro solitamente so già, dovrebbe già piacermi molto. La prima parte mi ha fatto impazzire, ecco. Quindi sono tornata qui, nella natura, solo per dirvi questo praticamente. Adesso voglio finire il libro. Adesso non capiterà oggi, ma tra penso domani e dopodomani, in base anche al fatto che la noia di questo libro mi sta facendo prolungare la lettura. Ma voglio andare avanti a vedere che cosa porterà con sé la seconda parte del libro e vediamo se migliora, quindi incrociamo le dita. Allora, buongiorno a tutti ragazzi, oggi è il giorno 6, ma tanto per specificare, visto che ho raggiunto lo stesso mio obiettivo, ho finito ancora ieri nel giorno 5 la lettura della Figlia Silenziosa. Allora, non ricordo benissimo il mio un po' la mia lamentela del giorno 3, chiamiamolo così, perché mi stavo lamentando di un po' di cose, visto che ero nel bel mezzo della lettura e vedevo tante cose che non mi piacevano. La cosa che più mi ha che è rimasta fino all'ultima pagina è stata purtroppo la noia. Ripeto, la trama di per sé poteva essere molto interessante, la tematica della disabilità e delle scelte che soprattutto si facevano anni e anni fa, nel secolo scorso. La storia è iniziata nel 1964, quindi la tematica era poi presa da un punto di vista, da una mentalità anche molto diversa da quella di oggi. C'era tanta gente ai tempi che piuttosto che dover affrontare un figlio, una figlia con appunto una disabilità più o meno grave, abbandonavano i neonati o li portavano in istituti, facevano tante cose che al giorno d'oggi insomma sembrerebbero veramente folli. Diciamo, dal principio poteva essere una tematica molto molto interessante, ma non so se per come l'autrice poi ha strutturato tutto il resto, per come lei stessa scriveva, che mi perdevo tante volte nonostante fosse una scrittura abbastanza semplice, comunque non mi sono mai
Non ho detto il contrario, ma mi perdevo molte volte. Ho trovato tutto il libro abbastanza noioso, devo dire la verità. E poi anche quando si arriva a tirare un po' le fila del discorso verso la fine, quindi la madre scoprirà o no di avere una figlia. Tutto poi si è concluso in maniera che non mi ha minimamente toccato. C'è stato solamente un evento che non mi aspettavo che sarebbe arrivato, che sarebbe giunto, però insomma. Sono rimasta, sì, stupita da quella cosa, però non è sufficiente per farmi dire wow, che libro meraviglioso, consiglierei a tutti. È andata, ieri sera l'ho finita, ero contenta e mi dispiace poi arrivare magari agli ultimi capitoli, alle ultime 20-30 pagine e fare il conto alla rovescia di quello che mi manca perché a quanto pare non ne posso più. Però oggi iniziamo una nuova lettura che vi faccio subito vedere. Allora, il libro che ho scelto come secondo è Another World di Banana Yoshimoto. Praticamente volevo andare su una lettura che per me era sicura, veloce e amabile. Questo testo fa parte di una quadrilogia, possiamo dire, che è intitolata Il Regno. E questi qua sono, diciamo, l'ordine corretto in cui si dovrebbe leggerlo, però è molto interessante perché mi sono informata prima di leggere questo qui, si possono leggere anche in maniera unica, quindi anche mixandoli. Questo, diciamo, è l'ordine in cui sono stati scritti, cui magari io avrei preferito, se l'avessi saputo prima, leggerlo in quest'ordine, ma non c'è problema. Leggerò questo perché ho questo momento e se non sbaglio mi manca un testo poi per finire il regno. Se volete sapere qualcosa di più della trama, ve la dirò alla fine perché non ho minimamente letto la trama, non la voglio leggere. Mi faccio trasportare perché con l'autrice, con la Yoshimoto, io faccio sempre così e spero di riuscire a leggere, talmente è breve tra oggi e domani. Quindi volevo ributtarmi e rigettarmi in un'autrice che amo, forse anche per un po' quello che stavo vivendo con questo libro. E quindi il secondo e ultimo per questo video, per questa parte 1, vabbè, lasciamo perdere come parlo stamattina, direi di non incominciare adesso perché devo fare altre cose, ma in giornata iniziare la lettura. Sembra che nulla sia cambiato, ma sono passati 2 giorni. Ho finito di leggere Another World e non mi ha dato nessun feedback a metà del testo, perché comunque è molto breve. Mi sono detta, diamolo decisamente solo alla fine. Spero e cercherò di ricordarmi i punti che mi ero prefissata, perché non ho ben chiaro il motivo, ma ho deciso sempre di filmare. Nel momento in cui ho la possibilità e mi sono appena svegliata, l'ho finito ieri sera prima di andare a dormire. Decisamente, visto che parlavo del fatto che questo testo è l'ultimo di una quadrilogia, ma quando avevo cercato un po' di informazioni dicevano che non c'era problema in base alla continuità, si poteva leggere insomma un po' come si desiderava. Secondo me questo concetto è stato espresso in maniera un po' errata, nel senso che allora della quadrilogia io pensavo di averne già letti altri due, invece non è vero, mi sono confusa con un altro testo e ho letto praticamente questo che era il precedente, quindi questo era il terzo, il giardino segreto e questo il quarto. Ah, capiamoci, avevo letto questo senza sapere che facesse parte di una quadrilogia e avevo capito ogni cosa e anche in questo caso il fulcro secondo me qual è? È il fatto che i testi possono essere letti indipendentemente dagli altri tre presenti. Se però uno ha già la nozione base, ovvero che fanno parte di una quadrilogia, io comunque consiglierei sempre di leggere dal primo all'ultimo a questo punto, perché comunque vanno in ordine temporale, quindi adesso io poi in un futuro prossimo comprerò gli altri due e cercherò di fargli defluire in maniera un po' più logica. Quando si parla di certi personaggi sono sempre gli stessi, ovviamente perché si parla appunto della storia di questa famiglia molto particolare, molto moderna, possiamo dire così, e di tutto lo sviluppo della loro vita, delle loro vite, perché praticamente si parla, senza dover andare poi troppo nel dettaglio, di questa coppia gay giapponese, quindi di due uomini, che però viene un po' messa alla prova da questa donna che si innamora perutamente di uno dei due e ovviamente non è ricambiata. Però questa persona che lei, di cui lei è innamorata desidera ardentemente avere un figlio, una progenie, e quindi assieme alla donna fanno una bambina che poi diventerà la protagonista di quest'ultimo testo.
testo. Insomma, ci saranno tante comunque avventure, tante storie di base, si parla di questi personaggi, di questi due uomini, della madre e della figlia, soprattutto questi qua sono i personaggi. In questo testo, visto che è l'ultimo, anche qua faccio un po', se mi sento un po' in difficoltà a spiegare quello che succede, perché non mi voglio dire troppo, visto che si parte poi, questo è l'ultimo di una serie. In ogni caso, si tirano un po' le fila di vari discorsi ed è poi una crescita personale di questa ragazza che è cresciuta comunque in un ambiente molto particolare, perché non l'ho menzionato poco fa, però ovviamente tutti i personaggi, quindi i suoi due padri e sua madre, hanno molte passioni particolari, anche con Banana Yoshimoto, tipica, una cosa tipica degli scrittori che leggo io giapponesi, amano mettere assieme un mondo reale ma infilarci dentro particolari un po' magici, che sono secondo me molto più tipici del ovviamente mondo orientale rispetto anche al nostro occidentale. E quindi sono questi personaggi che hanno un'affinità particolare con la natura, con creature che non si vedono, con i sogni, danno molta importanza ai sogni, hanno visioni e basano la loro vita su tutte queste capacità che non sono propriamente le più, diciamo, realistiche e le più classiche, tipiche. Quindi sono tutti personaggi sempre particolari e lei, arrivata adesso all'età adulta, comunque verso i 30 anni, si ritrova a dover capire molte cose di se stessa, del perché è diventata una donna che ha sempre magari cercato di scappare da queste figure, e quindi è proprio una crescita personale intrisa poi con alcuni avvenimenti, molti viaggi. Quindi in queste 150 pagine ci sono stati moltissimi viaggi all'estero, in Grecia, in Spagna, quindi è rimasta poco in Giappone, che è l'unica cosa che, diciamo, mi ha un po' mi è dispiaciuto, perché volevo leggere questo libro per immergermi nel mondo, nella città, nelle città giapponesi, però ci è rimasta veramente poco. Parlava moltissimo di luoghi tipici vacanzieri, quindi mare, spiaggia, e mi sono voluta poco le città, le metropolitane, il mondo Japan. Però questa è la mia unica, diciamo, remora, perché ero io che avevo voglia di leggere qualcosa ambientato in Giappone. A me è piaciuto molto, come sempre, perché ho sempre venduto bene Banana Yoshimoto, perché personalmente la adoro e ha proprio uno stile che mi piace. È come se fossi, sin dal primo libro che ho letto su, entrata in contatto con l'autrice, e come se riuscissi a capire il perché scrive in un certo modo, e quindi l'apprezzo veramente tanto, perché, dicevo, è una crescita personale del protagonista, ce la posso fare, e quindi non ci sono stati moltissimi accadimenti, avvenimenti, e c'è sempre con lei molta poesia e quindi una descrizione anche dell'animo, dei pensieri, del cuore, dei personaggi. E ripeto, l'ho sempre venduta bene, però voglio specificare che non è uno stile secondo me per tutti a questo punto, perché se non sbaglio ne parlavo con mio cugino, non mi ricordo se è uscito fuori questo Natale o addirittura quello prima, probabilmente questo, altrimenti non mi ricorderei più questa cosa. Lui invece, al contrario di me, non è mai riuscito a entrare in contatto con questa autrice, perché è troppo, tra virgolette, teorica. Ci sono poche azioni e molto pensiero, molte metafore, molte similitudini che partono sempre dal cuore, dalla mente, da tutto quanto, e quindi deve essere il lettore che può amare questi libri, un lettore che comunque sogna e ama, secondo me, già tanto il mondo giapponese, la mentalità giapponese, che è completamente diversa dalla nostra, e lo si può capire benissimo da questi testi. Comunque a me è piaciuto, è stata comunque chiaramente abbastanza veloce, semplice. E quindi noi, avendo letto i due testi questa settimana, concludiamo qua la prima parte di questo video. E adesso andrò a fare un po' di cose in casa, poi mi preparerò per fare l'intro della seconda parte e deciderò fra gli ultimi due libri che mi sono rimasti nella mia TBR quale andrò a leggere per primo. E poi devo un attimo farmi forza e capire che i libri stanno finendo, e quindi dovrei darmi una svegliata e capire cosa voglio leggere. Essere in quarantena in questo periodo mi sta proprio rincitrullendo la grande. Non sento neanche, diciamo, il desiderio, stranamente, di comprare, di fare. Ieri ho provato a guardare un po' su internet, ma non riesco a darmi un'idea di cosa c'è fuori nel mondo e di cosa voglia, soprattutto. Adesso, in ogni caso, ne ho anche altri due, quindi per un paio di settimane probabilmente ne avrò più che sufficienza, però devo incominciare a pensarci. Magari potrei prendere i primi due della saga e concluderla.
però queste sono tutte idee. E niente ragazzi, quindi abbiamo letto, abbiamo discusso sui libri, spero che i testi vi siano piaciuti. Andate a cercare su internet traume varie, gli autori stessi, che sono molto diversi fra di loro, però insomma potrebbero piacervi, chi lo sa. Detto questo, io ripeto, vi ringrazio per essere arrivati in fondo al video assieme a me. Io vi mando un grossissimo bacione e stay safe. Ciao ragazzi.